Allora, prendiamo posto e apriamo la seduta di oggi. Lascio subito, chiedo ai consiglieri di sedersi e di fare silenzio. Signori consiglieri, se ci sediamo apriamo la seduta. Allora, la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presente. Allora, abbiamo 12 presenti, 7 assenti più la Presidente e sono giustificati i consiglieri Tosatti, Ciancio, Guido e Gunnella. 12 di più presenti. 17. No, 12. 17. Allora, apriamo subito. Intanto indico gli scrutatori che saranno i consiglieri Pompei, il consigliere Rinaldi e la consigliera Vitrotti. Allora, al primo punto all'ordine dei lavori di oggi c'è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di deliberazione a firma dei consiglieri Bernabei, Stefano, Mariani, Di Palma, Pacetti, Agnello e Calabrese, regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea mediante autovettura, protocollo numero RC 11575 del 2018. Lascio la parola subito all'illustratore, consigliere Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. La proposta di deliberazione di iniziativa consigliare ha ad oggetto appunto il regolamento capitolo 1 per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea mediante autovettura. È stata valutata nella commissione terza del giorno, insomma, dello scorso venerdì, e in fase di commissione la commissione si è astenuta dal votarla. Quindi lascio ai colleghi le valutazioni, insomma, sul documento. Grazie. Interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, no, mi sarei aspettata un'illustrazione un pochino più dettagliata, visto l'atto appunto che proviene dalla maggioranza dei consiglieri capitolini del Movimento 5 Stelle, però siccome mi sembra un argomento che interessa il tema della mobilità, ma riguarda anche una categoria che nel corso di questi anni ha visto attraversare diverse giunte con le quali si è ripetutamente confrontata, l'apertura che aveva trovato in questa fase era abbastanza era evidente a tutti, e anche la
capacità di interlocuzione che si era creata con la categoria era inizialmente positiva. In realtà purtroppo non vorrei giudicarla negativamente così a prescindere. C'è Lello che interviene subito. Dicevo, scusate, però mi sembra quasi di parlare oggi di una delibera che non ha cognizione di causa, perché chi l'ha presentata anche, e quindi anche da quello che ho capito è anche un pezzo un esponente, perché è il presidente della commissione mobilità, insomma, si è poi alla fine dovuto anche rendere conto di quello che ha scritto, non avendo, diciamo, certezza che fosse proprio, non so se in parte farina del suo sacco, o comunque se si fosse rese conto delle cose che ha inserito. Ma questo, diciamo, lo dico perché da quello che abbiamo potuto apprendere, innanzitutto la famosa partecipazione con la quale si scrivono gli atti non è emersa. Tant'è che ci sono dichiarazioni importanti della categoria che sostengono di non essere state quasi mai interpellate rispetto a questo, o addirittura che appunto quanto detto diciamo, è stato solo in parte raccolto, ma la sostanza delle loro richieste purtroppo invece è rimasta del tutto inascoltata. Perché poi invece ci sono dei tratti positivi, ma che in realtà fotografano esattamente quello che già c'è. Tra l'altro che è a carico della categoria, quindi niente di nuovo per l'amministrazione, mentre manca un pezzo importante che è quello che invece si deve fare carico di questa amministrazione, o comunque un'amministrazione che intende avviare un lavoro di modifica del regolamento per taxi e NCC. Perché a me è arrivata la notizia poco tempo ieri, insomma, ma è noto ormai un po' a tutti il fenomeno dell'abusivismo che c'è nella nostra città. E qui non stiamo parlando della costruzione di infrastrutture quali per esempio corsie preferenziali che aiuterebbero la fruibilità sia da parte dell'utenza che da parte dei tassisti di poter agevolare appunto le corse in città, ma qui stiamo parlando di un fenomeno che è diffuso addirittura nei punti strategici della nostra città, cioè parlo per esempio della stazione Termini, dove basta parlare con la categoria e rendersi conto che quel fenomeno avviene esattamente vicino a loro. E c'era stata addirittura la parziale introduzione di una introduzione della ZTL a tempo, l'ho sintetizzata così, per la categoria dei tassisti e non per gli NCC che non sono del Comune di Roma. Cioè quasi a dire che è esattamente il fulcro del problema, è esattamente la richiesta centrale che chiedevano appunto, che chiedeva la categoria, erano: dateci la possibilità attraverso la ZTL di bloccare quel traffico in entrata di tutti quegli NCC che viaggiano irregolarmente e affittano irregolarmente nelle piazze della nostra città. Questo è il problema. No inserire lo 060609, che è un servizio che già c'è e che diciamo, sfido chiunque a usare, non funziona perché non ha delle, cioè, ha delle criticità note che sono quelle delle colonnine dei taxi, ma lì richiederebbero degli investimenti importanti da parte dell'amministrazione, che non c'è dubbio che non ce li ha o deciderà comunque di investirli da un'altra parte. E quindi dire ai tassisti: vi dovete mettere l'app, che il 90%, magari il 70% già ce l'ha, perché così avete l'app del Comune di Roma, ma quell'app del Comune di Roma non ha alcuna funzionalità, perché appunto di fatto se io chiamo lo 060609 alla fine, cioè, chiamo un altro radiotaxi perché faccio prima, perché il tassista con difficoltà arriverà e recepirà la mia richiesta, quindi di fatto non vado ad inserire quelle migliorie che sarebbero state utili alla categoria. Però diciamo, per centrare il problema,
condivido con voi la notizia che è uscita. Quando si parla di licenze rilasciate in un comune in cui sono stati condannati 40 noleggiatori, perché tutti venivano, cioè erano titolari di licenze che non erano regolari e che viaggiavano tranquillamente sul territorio del comune di Roma, mi permettete di dire che il problema è quello. No quanto e quale piattaforma usiamo, o se o il tassista ha il POS, che per normative di legge ci deve avere il POS in auto. Quindi un regolamento che fotografa la situazione attuale, che dà le briciole a una categoria e non dà il senso col quale invece si intende tutelare, solo in una frase iniziale c'è scritto che sono un servizio importantissimo, e devo dire che lo riconoscono anche i consiglieri della maggioranza che lo usano parecchio in Campidoglio, quindi se ne sono resi conto di quanto sia importante l'utilizzo del taxi, visti i rimborsi. Io dico, se è questa la necessità che abbiamo, allora mettiamoci al tavolo con la categoria, i sindacati, i mondi rappresentativi, e costruiamo con loro, ovviamente impegnandoci in qualche cosa di più, che sono anche gli interessi economici che abbiamo nei loro confronti e che possiamo, diciamo, mettere in campo. Invece il rischio è che si vuole sempre dare la parvenza di qualche cosa che si vuole cambiare, ma nella sostanza non si cambia niente. E attenzione, perché poi quando si fa finta di fare le cose, prima o poi si scoprono, perché insomma le bugie hanno le gambe corte. Tant'è che c'è, da quello che ho anche capito, una specie di retromarcia di alcuni proponenti rispetto, e lo dimostra anche forse l'astensione, non so oggi che cosa farà la maggioranza, ma forse non c'è proprio una convinzione rispetto all'atto che è stato presentato, non lo so. Di fatto credo che diciamo, non tenere conto di un fenomeno che, appunto, ieri abbiamo discusso tanto di legalità e della necessità di ripristinarla, non tenere conto e non mettere in piedi quelle azioni di contrasto che invece sono il primo punto che chiede la categoria, e ad esempio lo fa dando anche dei suggerimenti, cioè per esempio: datemi la possibilità di entrare solo a me con lo ZTL, evitiamo a quegli NCC di circolare, no? In modo, noi lo sappiamo, ci vedete, ci sono le telecamere, l'NCC che non è del comune di Roma lo sa, insomma dovrebbe avere un carico e scarico, ha delle norme vincolate, questo non avviene. Se purtroppo non si fa questo, il rischio è quello di tirare fuori un regolamento brutto che la categoria boccia totalmente, che chiede addirittura di ritirare e di rivedere assieme, cioè quasi a dire, anzi hanno detto, ma sta roba la dovevamo vedere insieme e invece noi ce la troviamo bella e fatta, quindi col pacchetto completo. Evidentemente qualche cosa non funziona né nel processo di partecipazione, né nel processo di trasparenza, e né nella tanto conclamata e diciamo strillata, urlata legalità che si vuole cercare di avviare con una fase nuova nella nostra città. Per tutto questo penso che non ci sono veramente le condizioni per poter, e spero che l'Assemblea Capitolina se ne accorga, per poter proseguire su ragionamenti fatti in questo regolamento e cercare di avviare invece una discussione più proficua, partendo dall'utente e dalla categoria assolutamente interessata. Grazie. Ci sono altri interventi? Tutti cacciano. Allora, se non ci sono interventi, si può solamente ci sono interventi e poi lei può parlare alla fine, consigliere Ariano. Io, se non ci sono interventi, lascio la parola alla consigliera Ariano per la discussione finale. Ah, consigliere Giuliano. Grazie presidente, ma tanto perché diciamo il dubbio che aleggia in quest'Aula su questa delibera è evidente, insomma, no? E devo dire che la collega ha messo in evidenza un po' quello che, diciamo, non emerge. Quindi la categoria è già di per sé abbastanza vessata. Grazie mille. Perché se poi pensiamo anche alla paura della famosa app, quella, diciamo, che in tutta Europa Uber potrebbe comunque entrare da un momento all'altro,
è normale che poi rimane, insomma, la guerra tra poveri, tra noleggio con conducente e tassisti. Sono due servizi importanti, ognuno fa il suo e dovrebbero essere regolamentati, ovviamente. Non si dovrebbe permettere che la licenza di NCC che proviene da Zagarolo possa entrare a Roma, insomma, no? Oppure entri e vai via, non è che puoi girare e far lavoro dentro Roma come se niente fosse. Perché questo rovina l'immagine degli stessi NCC, di chi è regolare, e crea il problema ovviamente con la categoria dei tassisti, che comunque hanno una difficoltà, anche loro stanno pagando una difficoltà di una città che comunque ha delle grosse ferite, quindi anche dal punto di vista lavorativo molte aziende, diverse aziende hanno delocalizzato, hanno spostato quindi attività e comincia ad essere, si percepisce comunque una mancanza anche di lavoro, di movimento anche da parte loro. Poi con la difficoltà del traffico che c'è a Roma, insomma, non è semplice girare neanche col motorino, no? Nel senso che sì, c'è possibilità, però di stare attenti alle buche. Quindi è un po' complicato, e non percependo questo, ovviamente non mettendo in condizione cioè l'amministrazione comunale, nel momento in cui fa una delibera di questo tipo deve tener conto, mo noi siamo il municipio, voi non ci avete colpa, ci arriva sta roba e diciamo va bene. Però chi l'ha propinata, chi l'ha messa in piedi, doveva avere un attimino le idee un po' più chiare, ecco, diciamo così. Quindi mi trovo sulla linea della collega Vitrotti, in quanto ha non polemizzato, la battuta ce l'ha messa facile ovviamente, perché qualcuno il taxi lo utilizza, qualche rimborso lo pia, e lei che è molto attenta, dico ovviamente ce l'ha buttata la battuta, ma la capisco. Però ha messo in evidenza un po' la criticità di chi non ha le idee chiare e quindi di chi vede il proprio settore non regolamentato in modo chiaro e da chi invece dovrebbe comunque dare indicazioni, no? Che è l'amministrazione comunale di cui è titolare le licenze, no? E dovrebbe avere appunto una posizione un po' più decisa, chiara e quindi dalla parte anche di chi fa questo servizio, quindi tutelandoli in qualche modo e non palesando solo quelle sfumature, appunto, che, come si dicevano, possono essere l'app, possono essere, insomma, ci sarà un grosso problema con loro che dovremo affrontare nel momento in cui ci sarà l'apertura o il discorso della legge Bolkestein, quello che sarà, insomma. Ma io immaginavo che, leggo anche che non c'è, quindi la commissione non ha espresso parere in tal senso, e quindi questo è già un segnale, ma immaginavo da parte dell'Assemblea Capitolina che potesse essere prodotto un documento che tenesse un po' conto di quello che potrebbe essere poi il risultato successivo o il problema che si avvicinerà nei prossimi mesi. E quindi questo, insomma, è la situazione. Come Fratello d'Italia ovviamente non mi trovo, diciamo, sì, sono uno in questo momento, non mi trovo, ah, si dice sempre fratelli? Ah no, scusate, io pensavo che ero uno, presidente, direttore. Noi Roma Popolare, dicevo. Va bene. Comunque FD, ecco, FD dice che appunto non è proprio d'accordo su questa roba, quindi aspettavo anche qualche commento da parte della maggioranza, ma altri interventi? Consigliere Toti. Dopo l'indicazione che ha dato il Presidente della Commissione di astensione, c'è una dimostrazione chiara che neanche la maggioranza condivide pienamente questa che è stata l'indicazione che viene dai consiglieri comunali, anche dal Presidente della Commissione Stefano, sulla mobilità, su questo che deve essere
un discorso, comunque anche partecipato, ecco, il contributo delle sigle sindacali dei tassisti non c'è stato, non è stata riconosciuta l'importanza che ha la categoria, che ha bisogno senz'altro, io penso, di un supporto forte per il servizio sostitutivo che svolge per la mobilità, importante per il ruolo che svolge per il buon funzionamento della mobilità cittadina. Io penso che ci sia soprattutto bisogno, come per altri settori, di una lotta forte rispetto all'abusivismo, che è presente purtroppo in maniera anche vistosa in questo settore. Perciò come Forza Italia ci esprimeremo sfavorevolmente rispetto a questo parere. Allora, ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, lascio la parola in chiusura alla consigliera Ariano. Ci sono altri interventi? Ah, solamente dichiarazioni di voto, va bene? Allora, non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha detto che fa direttamente in dichiarazione di voto. Allora, io così ho capito, no? Allora, andiamo avanti, dichiarazioni di voto. Già vi siete espressi. Consigliera Vitrotti. Beh, insomma, penso che abbia... Volevo ricordare, dichiarazione di voto sulla delibera, perché non c'è proprio il parere sulla delibera, quindi dobbiamo scrivere sulla delibera il parere. Ok. Allora, dicevo, visto quello che ho, diciamo, avuto modo di dire durante l'intervento, il Partito Democratico voterà contrario. Ha fatto bene il consigliere Giuliano ad inserire un altro elemento, che è quello della ulteriore presenza di multinazionali che oggi minano ulteriormente il lavoro che fanno e che viene esercitato da anni nella nostra città da parte di tassisti ed NCC regolari, che sono, diciamo, in alcuni momenti anche particolarmente a volte intensi e difficili per la città di Roma, quasi sempre nel caso di sciopero dei mezzi pubblici, sono un'alternativa che a volte, diciamo, ci dà una soluzione importante e che solo per questo meriterebbe una considerazione diversa rispetto a quella che ha dimostrato sinora di avere nei loro confronti l'attuale amministrazione in capitolina. Grazie. Altre dichiarazioni di voto sul parere, cioè che parere vogliamo inserire? Lei si è già espresso, ha detto sfavorevole. Ci sono altre dichiarazioni, perché dobbiamo, è una votazione, se no vi faccio alzare la mano. Sì, certo. Sì, grazie Presidente. Allora, dichiarazione di voto. Ovviamente in qualità anche di Presidente della Commissione Mobilità, noi abbiamo deciso per l'astensione. Questo nel momento in cui intendevamo, insomma, voler approfondire un pochino il nostro giudizio complessivo sull'atto, in realtà oggi il Movimento 5 Stelle, proprio per dimostrare la propria, diciamo, indipendenza nei confronti diciamo, di quelle che possono essere ritenuti degli indirizzi, cioè noi non è che ci facciamo imporre diciamo gli atti o altro, noi siamo sicuri che quest'atto potrà essere eventualmente anche magari migliorato, e quindi voteremo contrari. Sì, contrari. Va bene. Grazie. Sì, ce la ricorderemo tutti. Il parere sulla proposta di deliberazione è contrario. Il parere è contrario, siete tutti d'accordo? Quindi scriviamo contrario e poi votiamo la delibera? In commissione astensione.
Allora, non facciamo confusione. In commissione c'è stata un'astensione, mi sembra di capire. Qui oggi io prima ribadivo proprio perché qualcuno mi diceva prima la presidente non si è espressa non avendo effettuato appunto il mio intervento, ribadivo ovviamente che il mio intervento era già stato in qualche modo esprimere la valutazione in qualità di presidente della commissione, mentre in sede ovviamente di oggi come gruppo noi esprimiamo la nostra insomma, volontà e che è la contrarietà nei confronti appunto dell'approvazione di questo atto. Lei ovviamente consigliere, non è un dialogo, consiglieri. No ragazzi, consiglieri. Allora, mettiamo il parere contrario sulla delibera. Già fatto, perfetto. Allora, a questo punto va votata la delibera perché è appena stato messo. Favorevoli al parere contrario? Credo che sia l'unanimità, vero? Allora, viene approvato il parere contrario con 18 voti favorevoli e quindi il Consiglio approva la delibera così espressa. E adesso passiamo al punto successivo. C'è una proposta di deliberazione avente ad oggetto autorizzazione e iscrizione ai centri sociali anziani del municipio settimo di anziani residenti nei municipi limitrofi. Vorrei dire una cosa. Vorrei dire che il direttore mi ha fatto notare che la delibera, al terzo punto all'ordine dei lavori di oggi, ha avuto la sua, diciamo, è stata espressa, messa in forma di deliberazione con il suo parere oggi, e quindi abbiamo ritenuto assolutamente importante fare copie per tutti. L'atto è quello che è stato discusso in commissione, ma è giusto che la forma cartacea sia distribuita a tutti, non avendo avuto modo di distribuirla via mail, appunto perché è arrivato giustamente il parere tecnico. Allora, chi illustra? Cosa? Su quale atto? Questo che abbiamo appena votato? Non ci siamo resi conto, un attimo che controlliamo. Adesso lo controlliamo. Certo. 18.5. Ah, forse quello è arrivato per mail, è normale. No, no, adesso è completo, ve lo posso garantire. 18 maggio. No, no, è completo. Giusto Isabella, è completo, no? Sì, 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 18 maggio. Chi presenta l'atto, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, questa proposta di delibera è stata discussa in commissione in data 18 maggio. Gli emendamenti e la commissione si è espressa favorevole all'unanimità dei presenti. Andrei a leggere il dispositivo della delibera e chiederei alla Presidente se, come previsto dal regolamento, è stato inoltrato l'invito ai centri anziani oggetto di discussione, previsto all'interno della delibera. Era un sì. Chiedevo una conferma. Ah, ok. Vabbè, allora andrei a leggere intanto il dispositivo dell'atto. Chiedevo poi una conferma rispetto all'inoltro dell'invito, diciamo così, come previsto dal regolamento. Grazie.
Il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di procedere all'iscrizione ai centri sociali anziani del Municipio 7 dei seguenti anziani residenti nei municipi limitrofi. Centro sociale anziani Centroni, i signori Caligiotti Gino, Cosimi e Eufrasia. CSA Cinecittà, i signori Bernabucci Fulvio, Cossu Giovanna, Lemma Liliana, Manili Pietro, Paravani Angelo, Tommaselli Vincenzo. Centro sociale anziani Quarto Miglio, i signori Di Giacinto Vito, vicini Clotilde. Centro sociale anziani San Giovanni, Taverianna, Centro Sociale Anziani Via Iberia, il signor Bianchini Luciano, CSA Vira Lais, la signora Vitiello Anna Maria. Grazie Presidente. Ci sono interventi? Allora, se non ci sono interventi, io ne approfitto per dire che mi è stato consegnato un emendamento con vari punti un attimo, per l'atto, però lo dico in modo che così avete modo di prendere le copie, per l'atto successivo, per la deliberazione che verrà discussa al punto 3, ve lo dico, ne approfitto per dire se volete prendere le copie, poi andiamo avanti con la discussione di quest'atto, grazie. Ma questo è cambiato. Allora, consigliere Toti, quella è rimasta tale e quale solo in forma di delibera, è messa in forma di schema di delibera, invece gli emendamenti sono stati fotocopiati, consegnati dalla consigliera Ariano e a disposizione di tutti. Allora, io vorrei intanto andare avanti. Andiamo avanti. Allora, ci sono interventi su questo secondo atto? Non ci sono interventi. Dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto sull'atto al punto 2 dell'ordine dei lavori? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. No, solo per ricordare diciamo che questo è un atto amministrativo che proviene dagli uffici, per il quale viene richiesto un parere da parte della Commissione competente e un'espressione da parte del Consiglio Municipale. Quindi naturalmente il Movimento 5 Stelle voterà a favore. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? No. Allora, votazione. Chi si è assentato? Rinaldi. Allora cambiamo scrutatore e diventa Principato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Sì, 17 voti favorevoli, quindi quest'atto viene approvato dal Consiglio e serve l'immediata eseguibilità? Sì, allora votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Giuliano? Contrari? Astenuti? Credo. Concessa all'unanimità con 17 voti favorevoli. Bene. Arriviamo al punto 3, che è una proposta di deliberazione d'iniziativa dei consiglieri Ariano, De Chiara, Gitoli, Principato, Triputi, Tosatti, Candigliote, Rinaldi, avente ad oggetto istituzione albo volontari del verde pubblico e approvazione e regolamento dei volontari del verde pubblico. Lascio la parola per l'illustrazione, consigliera Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Dunque, questo atto nasce dall'esigenza che è fortemente sentita di coinvolgimento del cittadino nelle varie attività che possono essere anche attività, diciamo, interventi occasionali, e spesso ci vengono richieste cura del verde di prossimità, e che a causa di una normativa già vigente, che lo scorso anno è stata meglio determinata nell'ambito appunto di Roma Capitale, non consentiva di poter svolgere queste attività che comunque si attivano, quello che è l'articolo 118, cioè fanno vedere effettivamente qual è l'espressione fattiva della sussidiarietà, che è già prevista nella nostra Costituzione, che quindi in qualche modo limitavano la possibilità
ai vari cittadini di poter avere una cura diretta degli spazi di loro interesse. Noi abbiamo così pensato potesse essere sicuramente molto più agevole per il nostro territorio dare l'opportunità attraverso una regolamentazione di questa attività e quindi costituendo questo albo dei volontari per il verde pubblico. La delibera quindi si pone questo duplice obiettivo, ovviamente di meglio specificare la declinazione, che è appunto quella nostra, di voler necessariamente dare una fattiva applicazione a quelli che sono i principi che sono comunque già in essere e un effettivo aiuto, un supporto attraverso il pagamento da parte del municipio stesso della polizza a tutela appunto dei cittadini che presteranno le proprie attività in modo gratuito. L'atto quindi si compone appunto e ne è parte integrante sia della delibera che del regolamento. Io però, scusate, devo dirvi anche le modifiche che abbiamo fatto, oppure quello magari, dato che sono si tratta semplicemente, insomma, ecco, diciamo, di una specifica maggiore, perché magari la dico, se posso, la dico direttamente qui con un'unica dichiarazione, così almeno, insomma. Allora, aspettate che mi riprendo il foglio. Una cosa molto importante è appunto chiarire nei confronti ovviamente di chi ci legge che ovviamente il Consiglio si è mosso in una legittimità nella propria scelta, ovvero che anche ad esempio per quanto già espresso da un provvedimento della Corte dei Conti emanato lo scorso 14 novembre è stato appunto enunciato il principio di diritto per il quale gli enti locali possono stipulare con oneri a proprio carico dei contratti di assicurazione per infortuni o malattie e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, a condizione che con apposita disciplina regolamentare, proprio questo è il caso infatti, siano salvaguardate la libertà di scelta di collaborazione dei volontari, l'assoluta gratuità dell'attività, l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale. Noi riteniamo appunto che partendo da queste premesse, insomma, anche il nostro regolamento e le attività saranno sicuramente rispettose e in linea con quanto appunto previsto sia dalle normative che espressamente codificato dalla pronuncia della Corte. Il regolamento è appunto parte ed entra in una parte molto descrittiva ed è secondo noi alquanto esaustivo. Sono state modificate solamente alcune terminologie per rendere più fruibile abbiamo tolto le parole dei cespugliatori, trattorini, soffiatori eccetera perché hanno dei termini molto tecnici. All'articolo 5 abbiamo modificato la terminologia, cioè la formazione dell'albo volontario eccetera, responsabile del volontariato, quindi in sostanza il soggetto che si occuperà poi del coordinamento di questi, dei volontari avrà appunto questa specifica dicitura. All'articolo 5,4 che viene sostituito con sarà cura del funzionario preposto all'ufficio verde pubblico e controllo aree verdi curare la stesura, la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei volontari, nonché il supporto con l'assicurazione ai sensi dell'articolo 8. L'articolo 5,5 relativo all'età, al vincolo d'età è stato i responsabili, era quello appunto che abbiamo l'abbiamo soppresso. Al 5,6 responsabile volontario del verde appunto viene sostituito con funzionario preposto all'ufficio verde pubblico e controllare verdi. Al 6,2 abbiamo sostituito con l'amministrazione municipale attraverso il funzionario preposto all'ufficio verde pubblico e controlla aree verdi potrà in qualsiasi momento revocare l'iscrizione all'albo in caso di manifesta negligenza, imperizia ed imprudenza. Al 6,3 sostituiamo le parole responsabile con la dicitura funzionario preposto all'ufficio verde pubblico e controllo aree verdi. Al 6,4
Comma 5, sostituiamo le parole responsabile con sempre funzionario preposto all'ufficio del verde pubblico controllo aree verdi, quindi la medesima variazione. All'articolo 8, al comma 1, sostituiamo con il municipio settimo garantirà la copertura assicurativa contro gli infortuni per i volontari, nonché la responsabilità civile e patrimoniale verso terzi a seguito di una opportuna indagine di mercato. Poi abbiamo l'articolo 8.4, scusate, 8.4, dopo la parola allegato C, che era appunto fra virgolette, fino alla fine del comma sostituire con che potrà essere modificato in virtù dell'articolo 13 del presente regolamento. All'articolo 9.1 si sostituisce la lettera A nelle parole il responsabile con funzionario preposto all'ufficio verde pubblico e controllo aree verdi, quindi sempre la medesima modifica, diciamo così, non sostanziale ma diciamo di semplicemente terminologica. Sopprimere all'articolo 10.1 le parole controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari, perché ovviamente ci è sembrato giusto togliere questa accezione da una rilettura del documento. E poi abbiamo articolo 13.1, dopo le parole regolamento sostituire quindi con riguardanti l'indirizzo mail e le procedure operative, anche riferimento ai termini e condizioni delle polizze assicurative, che potrà essere effettuata attraverso di provvedimento dirigenziale. Io ho cercato di sintetizzare il tutto qui. La sostanza è appunto quella di riuscire a donare a questo municipio, come prima realtà ad oggi conosciuta qui a Roma, quindi saremmo in qualche modo i precursori, la possibilità ai cittadini di poter avere appunto un rapporto diretto con il proprio ente di prossimità e appunto con la cura effettiva di quello che è il verde urbano. Io ho finito per ora, grazie. Grazie, ci sono altri interventi? Consigliere Giuliano. No, Presidente, volevo chiedere in funzione dell'ordine dei lavori, in virtù di questa modifica così sostanziale, se anche sono alcuni elementi così aggiustativi, definitivi, eccetera, no? Perché non facciamo una piccola capigruppo per capire poi come andare avanti, piccolina, tanto per capire, con il capogruppo del 5 Stelle, del PD. Va bene. Io non so se volevo è il caso. Chiedere se sì. In considerazione della materia, visto che sono delle modifiche molto attinenti al tema, cioè della. Volevo chiedere se era possibile invitare in capogruppo anche la Presidente della Commissione competente, in modo da dare a lei direttamente di entrare nel merito, essendo una questione di merito. Sì, verrà anche il direttore, visto che ha dato parere tecnico anche lui. Andiamo avanti. Allora, la seduta, la conferenza dei capigruppo si è conclusa, ringraziamo anche il direttore che ci ha dato il suo parere tecnico sulle variazioni in oggetto, che poi non sono così tante, in realtà alla fine sono tre variazioni, riassumendo, perché una si ripete n volte. Quindi adesso eravamo, aiutatemi a ricordare, perché adesso veramente è difficile ricordare dove eravamo rimasti al dibattito. Benissimo, eravamo rimasti al dibattito, all'illustrazione della consigliera Ariano, che aveva utilizzato i suoi 10 minuti non solo per illustrare l'atto ma anche per illustrare le variazioni proposte. Quindi siamo ancora in fase di dibattito. A questo punto vorrei chiedere a voi se il caso di andare avanti col dibattito, che includa anche commenti sulle variazioni, visto che tanto sono state dibattute nella conferenza dei capigruppo e sono state già illustrate nel primo intervento. Sì, quindi se volete. Bene, sì.
se vogliamo andare avanti con gli interventi, andiamo avanti con gli interventi complessivi e come diceva il direttore, si tratta in realtà di un, insomma, di un emendamento che è unico con varie voci e quindi la nostra proposta era di votare unitamente questo emendamento e di non fare ogni voce uno per uno perché come unico emendamento è stato rappresentato. Allora, andiamo avanti, ci sono interventi? Mi sono dimenticata Marco. Ci sono interventi? No, non ci sono interventi. Allora, se non ci sono interventi, andiamo avanti con gli emendamenti e la votazione degli emendamenti. Dell'emendamento in realtà che è uno. E quindi andiamo avanti, la presentazione è già stata fatta, un attimo chiedo il regolamento, il conforto del regolamento per solamente vedere la tempistica, quanto tempo si ha a disposizione per la discussione sugli emendamenti. Uno per gruppo, per quanto? 5 minuti, uno per gruppo e poi c'è la dichiarazione di voto sull'emendamento e poi la votazione, perfetto. Allora, ci sono interventi sull'emendamento? Non ci sono interventi sull'emendamento. Dichiarazione di voto sull'emendamento? Non c'è neanche quella. Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento in tutti i suoi punti viene così approvato. Adesso votiamo. Ah sì, giusto, sono 12 favorevoli e 5 astenuti. Il Consiglio approva quindi l'emendamento e procediamo ora invece alle dichiarazioni di voto sull'atto emendato. Dichiarazioni di voto sull'atto emendato? No. Votazione dell'atto così emendato. Favorevoli? Contrari, astenuti, bene, quindi penso sia lo stesso risultato, 5 astenuti e 12 favorevoli, a questo punto votiamo l'immediata eseguibilità trattandosi di delibera, favorevoli, contrari, astenuti, 4. Sono 12, quindi è concessa, sono 4 gli astenuti. Il Consiglio quindi approva anche l'immediata eseguibilità e chiudiamo qui la seduta alle ore 16:30. Sonia. Allora, sì. Sì, non è concessa l'immediata eseguibilità perché sono solo 12 voti, quindi bisogna essere in 13 e quindi seguire l'iter normale ci vorranno 15 giorni, ormai ho imparato. Grazie.